individuare qual è il momento più critico, anche per lo shopping, piuttosto che l'accesso ai servizi, è ovviamente la mattina. Quindi la situazione pomeridiana è addirittura migliore. Abbiamo monitorato settimanalmente, poi monitorando le giornate particolari, la situazione di occupazione delle strutture. Questo qua è l'autosilo ExoZoo, vedete due punte, quella delle 11 e quella delle 16, 15:30, 16. La capienza massima si legge là in alto, vedete che non si raggiunge mai l'occupazione massima. Via Quadri, dove le punte sono in particolare giorni di mercato, non soltanto. E quello lì è un sabato e una domenica, evidentemente non tutto il tempo perché non era piena la struttura. Valduce, rimane lontano dalla capienza totale, anche perché l'ultimo piano e mezzo, anzi gli ultimi due, sono stati aperti anche di recente. Questa qui è la situazione di Taverna, che come dicevo è anomala. Il parcheggio della stazione di San Giovanni, la struttura di via Castelnuovo, la struttura San Martino, sempre via Castelnuovo, i Vallolini. Vedete che le punte sono sempre più basse, l'occupazione massima non si raggiunge mai. Due parole sulle tariffe. Questo progetto non prevede modifiche tariffarie. Lo studio però ha confrontato la situazione tariffaria nostra con quella delle città pari grado, che vuol dire le città più o meno della stessa dimensione in ambito lombardo, in ambito nord Italia e centro Italia. Siamo perfettamente allineati con le città della stessa dimensione e calibro, vuol dire Parma, Mantova, Pavia. Stiamo al di sotto delle città d'arte, come è normale, giusto? La nostra situazione tariffaria si colloca esattamente nella media e molto al di sotto della media per quanto riguarda gli abbonamenti agevolati residenti. Quindi, per i dati in nostro possesso, noi possiamo anche ritenerci piuttosto allineati con la realtà circostante, non solo locale. Abbiamo parlato di sosta, ma il progetto, come dicevo, parte dal presupposto che si allarghi e estenda la ZTL. Stato di fatto, non uscite nel documento, stato di progetto fase 1, dove si prevede di includere i due quadranti che descrivevo prima, stato di progetto fase 2, dove vedete, non è trova le differenze, ma vedete gli appletori, i participi diventano da rossi a verdi. Il rosso è la ZTL, il verde è l'area pedonale. Quindi la previsione nostra è nel momento in cui sarà possibile, e dopo questo meglio, come eliminare il capolinea dell'autobus dai portici di Rimino, di pedonalizzare, cioè rendere a tutti gli effetti continua la zona che va da Piazza del Duomo a Piazza Cavour, con l'unica interruzione di quella fascia che consente il transito degli autobus, diciamo sotto il Bacchetta, quindi nella parte sud di Piazza Cavour. Come avverrà questo? Innanzitutto per fasi. Quindi in questa prima fase l'estensione della ZTL non prevede lo spostamento del capolinea. Attuata la revisione della sosta, soprattutto in Piazza Roma, sarà possibile entro qualche mese passare alla fase 2, dove il capolinea dei portici Pirino verrà trasferito sul lato dell'arena, dell'arena del teatro sociale, la fermata già presente. La sosta in operosa non avverrà sotto il teatro sociale, in via Lazzaro Sauro, ma dall'altra parte della strada, in via Lecco, dove già avviene. Prevengo una domanda, la capienza è sufficiente? Sì, la capienza è sufficiente per le verifiche. Quindi, fase 1, fase 2. La fase 2, e anzi la chiamerei fase 3, prevede poi un intervento mirato su questi spazi che vengono restituiti all'ambito urbano di maggiore pregio, quindi monumentale. La situazione di fatto di via Pretoria, di Piazza Grimaldi, la vedete sopra. Vedete che i posti auto sono disegnati, c'è una discontinuità anche tra la frammentazione di pregio della piazza del Popolo, Piazza Verdi, anzi Piazza Verdi e basta, e Piazza Grimaldi, i portici, eccetera. Andremo a ripristinare questa continuità con un progetto che prevede la riqualificazione della piazza, le pavimentazioni, l'inserimento di arredo urbano, eccetera. Questa cosa sta nel nostro bilancio che verrà, spero, presto approvato, e sta nel nostro programma triennale di opere. Per grade, come dicevo, quindi la fase 3 è questa, però fase 3 vuol dire 2014.
Qui adesso ci sono i posti lungo via Pretorio, no? Quindi qui rimarrete solo la via Rodari, e questo qui viene in continuità con Piazza Verdi, viene ripavimentato e pedonalizzato. Allora, ma qua dentro, la seconda fase, io mi auguro nel mese di settembre di poter attuare, in ogni caso sarà la ripartenza delle scuole, perché deve essere in piena attività anche se di tutti i piedi, quindi sarà entro qualche mese. Di questa invece, se andiamo alla fase 3, sì, vi prendo qualche incentivo. Prenditi qualche agio sullo spostamento del capolinea, perché a settembre è entro la fine dell'anno, credo sia possibile. Cioè, perché bisogna concordare con la SRF. Ma no. Il ragionamento è quello della gradualità. Prima deve essere attuata la riunione della sosta in Piazza Roma, che come vedremo comporta anche delle novità, diciamo, di sensi unici. Assestata quella lì potremmo spostare in bus, non si può fare tutto contemporaneamente per evitare, anche per non creare disagi. Ne segue la pedonalizzazione. Col bilancio del triennale al 2014 è previsto il finanziamento. La Piazza Grimoldi, la Piazza Grimoldi e non prima del 2014. Anche perché non è finanziato. Speriamo che possa. Entriamo un po' nel vivo di Piazza Roma, quindi vi spiego anche la situazione, diciamo, della circolazione. Ma nella fase 2 il bus comunque, i portici prima continuano a passare, sì. Quindi cioè il bus passa, allora, non si fermano nel capolinea, ma ci sarà la ferma. No. In questo momento non viene modificata la questione bus. No, nella fase 1. Nella fase 1 rimane come adesso, ma nella fase 2 si sposta il capolinea via. No, nella fase 2 sarà così, capolinea via Lecco, e già via Lazzaro Sauro, penso quella dall'altra parte, sul. A fianco al teatro sociale, sì, sì. Sì, vabbè. Comunque siamo capiti. Il bus transiterà da via Rodari, piazza Roma, piazza Cavour, via Fontana, via Cagnoli. Quindi i porti spino saranno pedonalizzati, non ci saranno nessuno pedonalizzati, però ci sarà una fermata nella zona centrale, che ne so, in piazza Cavour e in piazza Roma, oppure non è prevista alcuna fermata se non quella di fianco al teatro sociale, quindi a ridosso della ZTL. Ma non è detto che passa davanti al parcheggio. Sì, ma non fa ferma. Non si ferma, quindi ti l'ha dritto piazza Roma. Esatto. Ma lo chiedevo perché la Bolacchini diceva che quello invece non ha esigenza di fermarsi comunque all'interno del centro. È una cosa che valuteremo ovviamente con loro, dalle prime verifiche questa qui è si è dimostrata una cosa possibile. Fai però verifichi, Ma sì. Non c'è niente che lo facciamo in accordo con la SF, se ce la mettono una fermata, cazzo che avevo voluto. Se è una sola degliana. Il problema è il capolinea di una linea extraurbana come il C50, che invece è molto più impegnativa, e quella verrà sicuramente eliminata da lì. Allora, entriamo un po' nel dettaglio. Questo qui è un esempio delle tavole che poi vi faccio scorrere dopo, settore per settore. Partiamo da quello più chiacchierato, su cui ho letto ogni tipo di cosa in questi mesi e settimane. Piazza Cavour, Piazza Roma e anche i connessi. Situazione di fatto. I blu sono blu, i gialli sono gialli, evidentemente. L'arena oggi è considerata zero perché è temporaneamente chiusa. Sono 145 i posti blu adesso. Complessivamente. Esclusa l'arena, che non è mai conteggiata, non abbiamo fatto il giochino. Situazione di progetto. L'arena il 31 di agosto riapre, quindi più 60. I gialli di Piazza Verde restano gialli, che vuol dire riservati, desiderati. La situazione di Piazza Roma sarà la seguente: eliminati da via Pretorio, eliminati da Piazza Grimoldi, eliminati dalle via Rodari, confermati questi posti auto nella parte centrale della piazza, che saranno tutti gialli residenti. Ovviamente questo con l'intento in fase, non numeriamo, ma futura, di procede con la riqualificazione graduale delle piazze, certamente fino a Piazza Roma. Quindi in questa fase sono confermati i posti auto gialli. Questo credo apra, vabbè, facciamoci un discorso poi a parte se volete su Piazza Roma, apre senz'altro una nuova opportunità per chi attualmente ha un'attività nella piazza. Fatemela semplificare così. Un'altra cosa che qui non è rappresentata perché è arrivata nel confronto.
lo stazionamento dei taxi. I taxi che attualmente stanno nell'ambito di Piazza Perretta, in grosso modo, verranno trasferiti. Verranno trasferiti così. La parte inoperosa, cioè in attesa di chiamata, si trasferirà in Piazza Roma, in alcuni stalli della Piazza Roma. La parte invece proprio in chiamata, che saranno 3-4 macchine, verrà collocata qui in via Macchi, quella che sta di fianco al footlocker. Con una buona visibilità, con la possibilità di effettuare quello che è un servizio pubblico a tutti gli effetti e con l'effetto collaterale, direi molto gradito, di presidiare H24 Piazza Roma, perché il servizio del taxi è H24 e quindi anche il presidio dei titolari delle licenze sarà qui per tutto il corso della giornata e della notte. Questa soluzione è stata concordata con ovviamente con la categoria. E i moto, le moto che sparissero da lì erano messe in via Pretoria. Quindi su questo non so se avete domande, la rappresentazione mi sembra abbastanza chiara, la situazione sarà nell'immediato questa. Vado via veloce, questi qui sono il raffronto tra l'offerta attuale e l'offerta futura, questi dei gialli ovviamente aprendo gli altri settori aumenta, il dentro i blu. La viola è l'offerta post progetto. Cioè blu, la cosa più evidente è che in tutta questa fascia la nuova offerta è nettamente superiore alla precedente. E quel famoso autosilo diffuso di cui parlavo prima. È altre rimane pressoché costante, ma in questa zona attorno alla città murata c'è un delta abbastanza significativo tra attuali. Questa qui ve la faccio super breve, ma è il confronto di nuovo offerta pre e post progetto con la quota in Berlino dei posti auto accessibili ai residenti abbonati. Un dato tecnico ma abbastanza importante. Attualmente abbiamo un tasso di occupazione dei posti auto superiore a 1, quello che dicevo prima, cioè praticamente l'impossibilità fisica di sostare. Con questo provvedimento ritorna sotto l'1, circa sul 90%, che vuol dire di incrementare del 10% la possibilità di trovare posto. Questa qua è la rappresentazione più dettagliata del cerchio che vi dicevo prima. Ogni corona sono 2,5 minuti a piedi, stesso criterio, quindi col passo di una persona non proprio veloce. La corona esterna massima è quella dei 300 metri ed è, pardon, dei 600 metri ed è quella di 480 posti auto. Vi invito però a guardare quella più stretta, 2,5 minuti a piedi, adiacenti alle mura, e sono più 181, quindi anche quella sarebbe un piccolino, un autosilo piccolino, entro 2,5 minuti a piedi, quindi si parla proprio di... Più 181 tiene conto della eliminazione, è il saldo totale, quindi oltre a compensare i 220 di Piazza Roma e Piazza Volta, aggiungiamo, si compensano quelli e ce ne sono 181 in più. Su questo qua stanno dicendo 2,5 minuti a piedi sono meno di quelli che ci vogliono per andare dall'ex zoo in centro, per capire, perché stanno tutti all'interno di quella corona. Questo è un altro mito da sfatare, cioè sì, però bisognerebbe avere le navette. Faccio un esempio che so essere impopolare, che è quello dei Valmolini. Il Valmolini la navetta ce l'ha molto migliore della metropolitana, cioè la frequenza in orario di accesso e di uscita dalla città e dei mezzi pubblici è 2 minuti. 2 minuti tra le 7 e le 9 e 4 minuti tra le 17 e le 19, 3,5 addirittura. Nei festivi, perché ovviamente il servizio è diverso, l'attesa è 6 minuti, cioè manco la metropolitana alla Pugliana. So che questa cosa non è popolare, ma io sono convinta e affermo estremamente il fatto che uno possa scegliere. Quindi se uno ha preferenza per il trasporto pubblico, questo qui è un trasporto pubblico efficiente. Moto, più 40% dicevo, cioè più 105 posti in moto.
I nuovi sono quelli viola, quindi li vedete proprio tutti, via Pretorio, via Garibaldi, all'inizio di via Cadorna e all'inizio di via Volta, quindi direi più che adiacenti alla, alla città murata, in questo caso i verdi sono di destra. Questa qua è incomprensibile, la lasciamo perdere. So che voi poi dopo mi dite, sì, ma non te la capi così, fammi vedere il progetto via per via. Quindi ve lo faccio scorrere rapidamente, settore per settore sono delle tavole fatte così, perché è molto complicato. La leggenda dice quali sono nuovi e quali sono vecchi. Questo qua è il settore zero in cui cambia poco, se non via Garibaldi. Beh, no, e l'altra cosa importante è che viene, liberata, certo. Viene liberata Piazza Boldoni. Cosa non da poco, Piazza Boldoni e Piazza Ferretta vengono liberate. I posti gialli che c'erano lì vengono tolti per liberare la piazza. È una piazza che... Gli assegnatari... Vi faccio... gli assegnatari non ci aspettiamo una migrazione complessiva, perché oggi erano tutti in Piazza Roma, ma c'è gente che sta in via Volta, per cui chiederà di andare in piazza... I gialli attualmente che provengono dalla zona zero andavano tutti a fare richiesta per la zona di Piazza Roma. Ci aspettiamo che molti rinuncino a quelli in Piazza Roma per andare a Roma. Chi a gennaio si è visto assegnare per esempio un posto in Piazza Italia. Vengono trasferiti la gran parte in Piazza Volta perché è la più vicina. Chi ne facesse domanda perché c'è qualcuno che ha convenienza a farlo potrebbe andare in Piazza Roma. Comunque la titolarità del posto di domani, quella che è stata data a gennaio, semplicemente li comunicherete da domani. No, gli chiederemo, cioè l'intenzione è quella di contattarli, abbiamo già preso a parlare in questo senso e ci sentiremo e vedremo la convenienza di ciascuno a spostarsi o meno. Comunque questo risponde a quell'obiettivo che se vi ricordate nella slide che non avevo detto, quello di riqualificazione urbana. Non si fa soltanto ripavimentando, si fa anche destinando degli spazi a delle attività precise. Per esempio i mercatini che oggi sono nomadi in varie parti della città. Questa è piccolissima, però è molto estesa come zona. Fidatevi, ci sono alcune modifiche. Tra l'altro ci sono anche dei gialli che diventano bianchi, l'unico caso in questo settore, che sono quelli di Diacanino. In generale saranno quasi... No, sapete dove è Piazza? È dietro via Manzoni. Piazza Roma che abbiamo appena parlato, questo qui è il quadrante che sta diciamo intorno a via. Vabbè, ve la faccio breve, cambia via Ferrari. Questo rosa qua che vedete era un bianco che diventa blu. Ma e anche da l'ultima qui, parte di via Manzoni, anche l'ultima parte di via Manzoni. Un pezzetto di via Brambilla, ce ne sono alcuni, i rosa che vedete sparpagliati erano tendenzialmente bianchi che diventa blu, o altro che diventa blu. Via Ferrari interamente e poi altri pezzettini, via Pessina, eccetera. Naturalmente il criterio è anche quello dell'omogeneità della zona, come vedete ci sono dei blu che si estendevano ben oltre via Ferrari, e Ferrari rimane stranamente vicino al centro di blu bianca. Ricordate sempre qual è il presupposto rispetto a bianchi, cioè c'è stata un'analisi accurata per capire chi li usa e come. Vuol dire che abbiamo registrato normalmente una sosta inoperosa, gratuita, in zone dove invece andava favorita la rotazione, non fosse altro perché ci sono degli esercizi commerciali che non possono beneficiare. Più o meno una persona che sosta sul bianco per 10 ore equivale a 5 soste a rotazione in 2 ore. Scusate, ma in definitiva in Convalle quanti posti bianchi, visto che verranno diminuiti, quanti posti bianchi rimarranno alla fine? 2200. Sì, te lo recupero tra un momento, Dasso, non ti spiace. 2000, sì, quasi 2000, non mi ricordo. Allora, tieni conto che su 2500 ne abbiamo toccati circa il 20%. Su 2500 posti bianchi, esatto, posti auto, il 20% in meno. Esatto. Ma questi sono quelli su tutta la città o in... No, questi quadranti. Ho capito. Prima detto in generale. No, non è 500. No, ma non è 500. Attenzione a fare questo. Bianchi. Bisogna fare sintesi. Momento, aspetta.
sembra che sono 2000. Sì, beh, voi andate avanti. Cioè quelli restano lì per lì. I verdi restano lì, i verdi per me sono bianchi, poi sono bianchi. I del qua sono gli altri, dove per favorire la socializzazione presso i negozi viene realizzato un tutto a questo. Ci sono stata la strada e il primo pezzo, di là, di là, di là, di là. Questa qua è più. Questa rimane bianca, questo verde qua è l'attuale bianco e il verde bianco. E il blu invece è la tua vita. Questo qui è il quadrante più corto, gli acaroni, dove ci sono poche modifiche, sono tutti gli acaroni, è un pezzettino abbastanza tipo. Sì, sono esattamente le questioni. Sì. Sono quelli, assolutamente. Erano, adesso io non ho da 1 a 16. Dall'1 al 16 sono nei quadranti dei settori dal 1 al 16 erano 2612, quindi ne tocchiamo il 20% e io ho bianchi una... diventano quasi esclusivamente blu, in buona parte anche gialli, ma quanti restano bianchi? E io ci ho dato, avevamo spinto un po' di più, abbiamo già bloccato, eravamo arrivati a un numero più basso, saranno 2100 immagino, se abbiamo detto che sono, sono 500, quindi vuol dire 2100, perché eravamo, io in una prima versione ero arrivato a 1900, poi dopo mi hanno detto no. Questa qui è la zona di Arezia, il nostro questo qua è Arezia, sì. Questo qui è il tratto terminale di 20 settembre. Naturalmente qua c'è un'esigenza molto specifica di agevolare la sosta per tutti i clienti degli esercizi commerciali sulla via Milano, quindi la domanda è generata in particolare da quel tipo di cliente. Piacadorna e... cosa passa qua? L'Italia Libera. Piacadorna e l'Italia Libera. Stesso criterio, il rosa è quello che cambia e il resto è quello che resta uguale. Viale Varese, non ho capito perché era la rosa, e quindi via Torino. Tutto questo qui da solo sono 32 più 62, 95, 94 posti auto, da solo è un piccolo autosilino questo qui. Poi c'è via Borsieri, l'ultimo tratto, quello più vicino al centro era bianco. Ci siete su questo? Sarebbe rosa, perché c'è un errore di rappresentazione, questo qua sarebbe rosa. Aspetta, quello che sarebbe la mia, esatto. Ah, ok. Dove c'è l'uno? Dove c'è l'uno? Dove c'è l'uno? No, dove c'è l'uno? Questo qua? Sì, no, più giù, dove c'è il rio? Questo, sotto, cos'è? Abbiamo un serio, è un carico scarico. Esiste una tavola complessiva di queste qua. No, non è un'altra delle zone che vengono ricomprese nella TTL, questa qui è casa. Con le rose che vedi, allora qua abbiamo un cambiamento consistente perché abbiamo una piazza volta arancione, si sente la vostra voce dall'ambiente. Tutta la piazza Volta e tutta via Rubini, cioè da blu a gialla, poi nell'altro settore abbiamo visto che anche via Garibaldi in buona parte. E poi non solo, però
totalmente bianco, avendo una occupazione diurna totale da parte dei pendolari, particolarmente di Bossi. Dietro la posta. Questi qua diventeranno sono 44 posti alto, se non sbaglio. E stanno tipo a 50 metri dalla cima. Un pezzettino finale di lavoro di vecchia su piazzale San Rocchetto. E anche qui il criterio è quello di una risposta puntuale ad una domanda localizzata dei residenti, un tratto del pezzettino di via Galmondia. Quello davanti a Equitalia. Allora, questo qui invece qual è anche stato dove vedete che non cambia praticamente nulla, settore 11, settore 12 di lavoro non cambia nulla, perché dovrebbe aver rappresentato perché forse c'è tipo due carichi e scarichi nuovi, una roba minuscola. Questa qua è la zona, questa è via Leoni. Sono stati messi dei posti blu su via Manara e su via Anzani per favorire l'accesso, un accesso alla via Milano Alta con qualche rotazione in più. Questo per dire che non abbiamo barato, ma l'istituzione dei blu di Galeoni l'abbiamo data come stato di fatto, perché era già oggetto di una, ve lo ricordate, il microprogetto di Galeoni e via Giulio Cesare, c'erano stati degli incontri con i residenti, i commercianti, eccetera, sapevamo la scelta. Per l'attraversamento, che va messo in sicurezza di via Giulio Cesare. Ma adesso è bianca. La vedete blu come è stato di fatto perché l'avevamo già preacquisita, quindi diciamo che in questo senso siamo stati addirittura. Sarebbe 480 più quelli. Qua non cambia praticamente niente, se non qualcosina di Santa Blu che rimane molto localizzato dei residenti. No, i tendenti no, dico i gialli nuovi sono la domanda di residenti. Qua non cambia niente. Qua non cambia niente del San Martino, non esterna. E il Monte Chiasso dove la domanda di rotazione sosta agevolata, cioè accessibile in abbonamento ai residenti, trova risposta qui con l'istituzione in Piazza Arena fra quelli di questi posti auto blu riservati. E con questo blu agevolato, sì, agevolato blu, non giallo, scusate, blu. E con questo tutte le tavole, ciascuna per ogni settore, dà conto delle modifiche, tenete conto che saranno pubblicate. Una conclusione sì. No, ho visto che hai fatto una faccia. No, stavo pensando. Ci aspetta, come diceva il sindaco, una fase di raccolta di contributi, non dico che è come le osservazioni del fuggitivo, ci aspettiamo molti contributi, rielaboreremo e poi si passerà anche alla commissione urbanistica. L'ho fatta Luca, andate di più.